Gardenia, per fermare la sclerosi multipla anche sul Mona, ha comprato la Peligna, Raiano, Introdacqua e la frazione di Torrone. Si sono mobilitati questa mattina a sostegno della ricerca scientifica per combattere questa grave malattia, offrire cure e supporto ai pazienti. Nella centralissima piazza 20 Settembre del capoluogo Peligno sono stati all'opera i volontari dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla con gli alpini della sezione sulmonesiana e i carabinieri della sezione cittadina ANCE. Un'ennesima prova di servizio alla solidarietà dimostrata anche da tanti cittadini che, acquistando la Gardenia, hanno offerto il loro contributo alla lotta alla sclerosi multipla con un gesto di vicinanza a chi soffre e chi purtroppo è provato da questa malattia, la sta combattendo. L'iniziativa proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 22 maggio. Con la ricerca, grazie a Dio, veramente si stanno facendo grandissimi passi avanti. Ecco perché sosteniamo la raccolta fondi, perché l'80% della raccolta fondi è destinata proprio alla ricerca, perché la cosa fondamentale è raggiungere subito la diagnosi giusta per ogni tipo di malato. E in questo caso è la cosa più importante di tutte, prima ancora di qualsiasi terapia, capire quale tipo, come intervenire sul malato, a livello anche poi neurologico e psicologico soprattutto. E grazie a Dio i comuni di Sulmona, di Pratola, di Raiano, di Introdacqua, di Pacentro in questa giornata ci stanno dando veramente una grandissima mano con l'Associazione Nazionale Alpini, con le Prologo e con i volontari, e ci stanno aiutando veramente veramente tanto. La cosa meravigliosa anche la Chiesa di Cristo Re, anche la Chiesa della Rabona ci sta aiutando, e si fa veramente. Guarda, i risultati di oggi ci mettono veramente, ci fanno venire i brividi, perché Perfetto. e siamo solo alla prima giornata, ci saremo anche domani.